Ci troviamo nella chiesa del Crocifisso del Tufo. Questa chiesuola piccola fu edificata, racconta appunto la leggenda, perché un soldato diciamo orvietano al tempo dell'assedio del re Totila, essendo stato accusato di furti ed omicidio, per sfuggire ai suoi accusatori, si gettò dalla rupe qui soprastante e, nonostante il salto di diverse decine di metri, rimase incolume perché appunto si era appellato al crocifisso che portava al collo. Quindi questo Floriano colpì qui in questa grotta l'immagine che aveva al collo. Questa chiesa è stata, diciamo, venerata moltissimo dalla popolazione per tanti anni, nei vari secoli, e ultimamente era stata un po' abbandonata, però in occasione dei lavori di ristrutturazione e di consolidamento della rupe tufacea è stato creato tutto un anello tutto intorno ad Orvieto, per cui questa, come altre emergenze, insomma, storiche, architettoniche e anche naturalistiche, sono state riportate alla luce. E proprio in occasione di questa rinnovata possibilità di vedere queste bellezze, il Lions Club è intervenuto nel 2005-2006 facendo un lavoro di consolidamento di una copertura esterna per riparare dagli agenti atmosferici, soprattutto dall'acqua, dalla neve, dal gelo, e poi c'è stata fatta una ripulitura interna. In occasione anche di questi lavori è stato pubblicato questo volume che rifà un pochino la storia di questo monumento.